sottraeva soldi agli anziani, arrestata avvocatessa senese. Oggibonsi, carabinieri stroncano un giro di spedizioni abusive all'estero. Palio, comunicati i giorni delle previsite e delle prove regolamentate che saranno su due giorni, 27 e 28 giugno. Per lo sport il basket, accordo tra Polisportiva e Menzana Basket 1871 per le giovanili. Intanto arriva un nuovo ultimatum da parte del fondo inglese. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Iniziamo con la cronaca: sottraeva soldi agli anziani di cui è amministratrice di sostegno. È stata arrestata un'avvocatessa senese. Il servizio di Andrea Mari. Si è appropriata dei soldi degli anziani di cui era amministratrice di sostegno, lasciando loro ingenti debiti. Ieri la polizia giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato, coadiuvati dalla Guardia di Finanza, hanno arrestato un avvocato del Foro di Siena, applicando un sequestro preventivo di 90.000 euro. La professionista è ora agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con l'esterno ed è allo stato attuale accusata dei reati di peculato continuato, di falso materiale e falso ideologico. La misura si è resa necessaria dopo un'indagine che ha visto accertare come l'avvocato si sarebbe sistematicamente appropriata nel corso di vari anni dei soldi degli anziani di cui era amministratore di sostegno, lasciando gli stessi in situazioni di indigenza con importanti debiti, nascondendo al giudice tutelare le sue condotte attraverso false relazioni periodiche. L'avvocato in un caso avrebbe scritto anche un falso provvedimento del giudice tutelare che gli avrebbe consentito di ottenere un finanziamento per 16.000 euro che si sono andate ad aggravare sulle finanze dell'amministrato. La donna era già stata indagata per fatti analoghi nel dicembre 2018, era stata destinataria di un sequestro preventivo per la somma di 55.000 euro eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Siena. È proprio la Guardia di Finanza che ha svolto questa operazione, colf e badanti fantasma. GDF di Siena scopre 7 furbetti, 300.000 euro non dichiarati al fisco. Simona Sassetti. Colf e badanti con scarsa memoria, tanto da dimenticare di dichiarare al fisco i redditi percepiti. A scoprire i 7 furbetti la Guardia di Finanza di Siena, una dimenticanza da 300.000 euro, smascherata grazie all'incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso al corpo della preziosa collaborazione dell'INPS, si legge in una nota delle Fiamme Gialle senesi. In questo modo sono state censite centinaia di posizioni fiscali, dalle quali sono state selezionate quelle che presentavano maggior debito d'imposta. Colf e badanti di nazionalità italiana, filippina, tedesca, dominicana, polacca e rumena svolgevano la loro attività a Siena e in alcuni comuni limitrofi. Ed è proprio da un'analisi di contesto che è partita l'operazione. Le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio una serie di nominativi, dati e informazioni che hanno permesso di riscontrare diverse criticità nell'interpretazione del concetto di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi imposto dalla legge di capacità contributiva richiamato nell'articolo 53 della Costituzione. Le Fiamme Gialle senesi continueranno ad eseguire ulteriori controlli della specie estendendoli in tutta la provincia al fine di garantire un fisco più equo e proporzionale alla capacità contributiva di ciascun lavoratore, per ripristinare le necessarie condizioni di giustizia e solidarietà tra Stato e cittadini. Scoperto un giro di spedizioni abusive in paesi extracomunitari, i carabinieri di Poggibonsi hanno accertato che la merce sarebbe dovuta arrivare in Moldavia. Filippo Tecce. I carabinieri di Poggibonsi hanno scoperto un giro di spedizioni abusive in paesi extracomunitari. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno permesso di sanzionare gli autisti a pagare una multa di 4.130 euro ed i furgoni sono stati messi sotto fermo amministrativo per 3 mesi. In sostanza, secondo quanto accertato dai carabinieri, nel territorio avvenivano spedizioni estere senza lecite autorizzazioni né alcuna forma di tracciamento fiscale. Nello specifico si tratta di pacchi che vengono trasportati per e da territori extracomunitari, servendo un'ampia platea di cittadini originari di quei paesi stabilmente residenti nel territorio italiano. Le autorità hanno notato la presenza di cittadini di origine moldava a ritrovarsi in luoghi specifici ad orari predefiniti con pacchi e buste. I servizi di osservazione hanno permesso di certificare il transito di furgoni con targa straniera e uomini che rapidamente caricavano i pacchi pesandoli su bilanci rudimentali, assegnando un numero ad ogni plico. Alcuni di questi sono stati intercettati nei pressi della
stazione ferroviaria di Poggibonsi, in una zona appartata per le attività di carico e di scarico. Sul posto, 15 persone che hanno consegnato i propri pacchi con pagamento diretto e senza ricevere alcuna ricevuta, né tantomeno la modulistica prevista per tracciare la spedizione. A quel punto è scattata la sanzione, una multa di 4.130 euro per gli autisti, mentre i furgoni sono stati messi sotto fermo amministrativo per 3 mesi. I carabinieri hanno inoltre accertato che la merce avrebbe dovuto arrivare in Moldavia. Siena piange Ahmed del Bellavista Social Pub e Riccardo Quartesan, molto noto a Siena per essere uno dei gestori del The Way. Bianca Maria Oliveri. Sgomento e dolore a Siena quest'oggi, dopo che nella giornata di ieri i destini di due noti gestori di locali, Riccardo Quartesan e Ahmed Keita, si sono tristemente intrecciati. Entrambi infatti sono venuti a mancare nelle ore scorse, a poche ore l'uno dall'altro, per motivi del tutto indipendenti. Riccardo era uno dei gestori del The Way, il locale antistante le logge del Papa. Aveva 35 anni, guidava la sua moto quando è andato ad impattare il palo della rotonda di Vico Alto intorno alle 5 di mattina di lunedì. Sul posto sono giunti il 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasportato alle scotte, il personale medico ha provato in tutti i modi a salvarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Innumerevoli messaggi di cordoglio sui social, dove chi lo conosceva lo ricorda con grande e sincero affetto. E ancora ieri è giunta la notizia dell'improvvisa scomparsa di Ahmed Keita, storico socio del Bellavista Social Pub, che da tempo aveva lasciato il settore ma era conosciutissimo da generazioni di giovani che hanno frequentato il locale sia in San Martino che in Pantaneto. Nei giorni scorsi Ahmed ha accusato un malore ed è stato ricoverato alle Scotte, dove per alcune complicazioni non ce l'ha fatta. Tanti messaggi di affetto da parte dei clienti storici del Bellavista, che ne apprezzavano la gentilezza e il sorriso, oltre ovviamente agli ottimi cocktail. Ancora un rinvio per l'autopsia disposta sul corpo del piccolo Mohamed, il bimbo di 10 mesi deceduto lo scorso 29 maggio alle Scotte. La Procura di Siena ha annullato l'esame autoptico fissato per oggi all'ospedale fiorentino di Careggi, in quanto 3 dei 4 medici iscritti al registro degli indagati per omicidio colposo si sono riservati di chiedere l'incidente probatorio. Simona Sassetti. Nessuna autopsia per Mohamed, il bimbo di 10 mesi deceduto lo scorso 29 maggio alle Scotte di Siena. La procura ha annullato gli accertamenti tecnici, l'esame autoptico fissato oggi all'ospedale fiorentino di Careggi. A determinare questa decisione è la mossa compiuta da 3 dei 4 difensori degli indagati per omicidio colposo, che sono tutti medici del Policlinico. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, gli avvocati Lorenzo De Martino, Beniamino Schiavone e Giulia Zani hanno depositato una riserva di incidente probatorio, diritto dell'indagato che i legali hanno ritenuto corretto esercitare. Intanto la salma del piccolo Mohamed resterà nella cella frigorifera a Careggi ancora a lungo prima dell'autopsia. Emergono dei particolari sui nomi iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. La rosa è stata ristretta a 4 medici sulla base del quadro tratteggiato dalla procura in base a documenti acquisiti. Si pronuncia però battaglia, mentre l'ospedale garantisce di aver provato tutto il possibile in scienza. La famiglia, al contrario, crede che non si sia fatta abbastanza per salvare il piccolo. Abbiamo argomento: l'Unione Europea impone a Monte dei Paschi un advisor che controllerà che il prezzo dei crediti UTP sia allineato a quelli di mercato. Ce ne parla Andrea Mari. L'antitrust UE sta seguendo con molta attenzione la vicenda. MPS, la banca guidata da Marco Morelli, come è noto, è stata salvata da una ricapitalizzazione precauzionale da 5,4 miliardi, che ha portato il tesoro al 68,25% circa del capitale dell'istituto senese, quota che dovrebbe essere ricollocata sul mercato al termine della ristrutturazione e comunque entro fine 2021, salvo proroghe. Il governo italiano ad oggi non ha ancora presentato alcun piano per spiegare alle autorità europee come intende procedere, mentre le quotazioni sono via via calate, tanto che la capitalizzazione di borsa non arriva a 1,2 miliardi di euro. L'unico percorso che sembra essere stato sin qui quantomeno abbozzato prevederebbe un'integrazione con altre realtà bancarie, precondizione perché ciò possa verificarsi che vi sia un interesse che al momento semplicemente non esiste. Per riuscire a far sì che tale interesse possa sorgere, la strada maestra, come per la quasi totalità del sistema bancario italiano, appare quella di ripulire la
nella banca delle ultime scorie e di trovare il modo di farne ripartire l'attività, migliorandone al contempo la redditività. Ed è esattamente ciò in cui Morelli e i suoi uomini sono impegnati, tanto che da settimane si parla di una possibile cessione di un pacchetto fino a 7 miliardi di euro nominali di UTP. La crisi di Whirlpool con l'annunciata chiusura dello stabilimento di Napoli provoca ancora forte preoccupazione nei 335 dipendenti dello stabilimento senese. Per questo il Consiglio regionale ha approvato una mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico. Sentiamo a tal proposito Stefano Scaramelli. Qui c'è un'azienda importante che a livello internazionale ovviamente produce. Su Siena c'è uno stabilimento importante con oltre 300 persone che ha ricevuto incentivi, finanziamenti, che ha ricevuto incentivazioni. Questa tensione di queste ore stava creando e determinando fibrillazione. Noi abbiamo portato un atto insieme all'altro consigliere Simone Bezzini, al capogruppo Maras, perché volevamo porre grandi attenzioni su quel sito produttivo di Siena, occhi aperti, perché ovviamente sono anni che c'è fibrillazione, siamo sempre in attesa di avere certezze di lavoro, che ci lavora, produce, dà il proprio tempo, il proprio lavoro, e questi investimenti hanno bisogno di lungo periodo, hanno bisogno di non solo di incentivazioni ma anche di stabilizzazione, di sicurezza, di processi produttivi. Personalmente poi sono anche particolarmente attaccato a quel sito produttivo, perché da ragazzo lo visitai quando ero uno studente appunto delle scuole superiori, mi rimase un po' impresso anche la dimensione di quel processo produttivo così importante di quel territorio, al quale poi anche la città è legata. Non sono tanti processi produttivi industriali nella nostra città di Siena, e questo è un sito importante peraltro nella parte centrale della città e va tutelato e difeso. Quindi abbiamo voluto che anche il governo regionale potesse una massima attenzione a cospetto del governo nazionale, che quindi il governo si muovesse, e credo che forse anche la nostra azione ha fatto fare uno scatto in avanti a questa discussione di queste ore. Al centro dell'attenzione in Consiglio regionale anche la vicenda del fallimento di Mercatone 1, che ha chiuso improvvisamente i battenti, lasciando che i 1.800 dipendenti apprendessero la notizia dai social network. Il Consiglio regionale approva una mozione presentata dal gruppo della Lega, primo firmatario Marco Casucci, sentiamo. È stato un atto appunto perché si relazioni intorno a questa triste vicenda. Siamo arrivati a che i lavoratori vengano a sapere le cose via Facebook. Mi sembra inammissibile, grottesco, vergognoso, e bisogna andarci giù molto determinati, perché questo non può assolutamente esistere. Occorre stare dalla parte dei lavoratori, occorre che le istituzioni siano accanto ai lavoratori. Mi sono occupato concretamente di questi argomenti veramente nell'arco del tempo in modo costante e continuo. Il lavoro non ha etichette, non è che ha il colore, c'ha un colore o c'ha una collocazione. Il tema del lavoro è una cosa molto seria e riguarda purtroppo tanti settori, come appunto anche quello del mercato nero. Come sanno bene alcune televisioni in cui ho rilasciato interviste recentemente sul caso Whirlpool, auspicavo proprio questo. Sono sulla linea di Di Maio, basta. Bisogna essere sovrani, davvero, sovrani a casa nostra. Non si possono dare i soldi a chi poi va a portare il lavoro fuori. Bisogna essere gente seria e bisogna che le istituzioni rispondano seriamente. Fa discutere la riduzione da parte dell'ASL del personale di guardia medica a Siena da 2 unità a 1 soltanto dall'inizio di questo mese e fino al 15 ottobre. Fortemente critico è stato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Maurizio Marchetti. In una città che in qualche maniera, come dire, dai dati ufficiali vede una presenza turistica di oltre 1 milione di persone, una città che nel periodo, una città di 54.000 abitanti, dove nel periodo estivo questi abitanti si raddoppiano, onestamente andare a tagliare una guardia medica, io credo che sfido chiunque a condividere e a capire questa mossa. Ecco perché mi ha ispirato il fatto, come gruppo di Forza Italia, di andare a presentare questa interrogazione che cercherò di portare urgentemente al Consiglio, o comunque una risposta, ecco, per capire un qualcosa veramente che non ha compreso nessuno. Parliamo di palio. Il Comune di Siena ha reso noto i vari appuntamenti che ci accompagneranno alla carriera del 2 luglio. In particolare le previsite saranno effettuate dalla Commissione Veterinaria i prossimi 22 e 23 giugno, con eventuale prosecuzione se necessario il 24. La novità è la reintroduzione delle prove regolamentate su 2 giorni. Si svolgeranno infatti la mattina del 27 e la mattina del 28 giugno.
Sarà festeggiato sabato 15 giugno il 50° anno dalla fondazione del Club Rotaract di Siena. Sentiamo a tal proposito il presidente Eugenio Mazzi. Sabato 15 giugno dalle 19:30 in poi presso la splendida cornice della Certosa di Pontignano celebreremo la festa della fondazione del Rotaract Club Siena, che quest'anno fa 50 anni di storia. Una storia importante, una storia direi anche gloriosa, fatta di servizio per la comunità e anche di divertimento. Sono invitati ovviamente a festeggiare questo evento tutti i rotaractiani e tutte le della storia e tutte le persone che nel tempo si sono avvicinate alla nostra realtà associativa. Fra l'altro, uno degli obiettivi della serata, oltre a quello di divertirsi, di stare insieme e di rivedere vecchi amici, sarà anche due iniziative di servizio, appunto. Una volta all'acquisto di un'apparecchiatura per il reparto di pediatria dell'ospedale Le Scotte di Siena, e l'altro volto ad implementare quello che è il service che abbiamo già fatto durante l'anno con la donazione di una cucina per l'associazione Autismo Siena Piccolo Principe, cercando di acquistare per questi ragazzi un bel televisore che possa andare nel loro spazio ludico per far passare delle belle giornate a questi ragazzi. Perciò vi invito a partecipare a questa bellissima iniziativa. Sono garantiti il mangiare bene e il divertimento e anche la musica. Avete tempo fino a venerdì sera per prenotarvi, vi aspetto. Il mondo della moda e la sostenibilità, un connubio sempre più forte evidenziato anche all'interno di una vetrina di livello importante come il PT Immagine. All'appuntamento fiorentino era presente anche l'assessore all'ambiente del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli. Sentiamo. Naturalmente la battaglia per la salvaguardia dell'ambiente è una battaglia molto lunga, molto dura, e anch'io a Siena sto cercando nel mio piccolo di educare e sensibilizzare la popolazione partendo proprio dalla raccolta differenziata, dal conferire rifiuti nella maniera giusta, di arrivare a una qualità ottima della differenziata in modo da creare un ciclo produttivo. Allora, come sapete, noi abbiamo iniziato il nuovo PSE, il nuovo piano di riorganizzazione dei servizi nei primi di maggio, inserendo i famosi cassonetti intelligenti in alcune zone della città. Il secondo step sarà quello di riorganizzare il centro storico, e quella sarà una battaglia molto importante, perché dovendo mantenere il porta a porta, io ho il compito, e forse anche molto difficile, di entrare nella mentalità delle persone cercando proprio di educarle e di sensibilizzarle, perché siamo abbastanza indietro con la raccolta differenziata, ma soprattutto con la qualità. E io vorrei far capire ai cittadini che conferendo i rifiuti anche all'orario sbagliato, cosa implica? Implica che io ho il gestore, Sei Toscana, che deve fare viaggi continuamente per ripulire la città, che ha anche una grossa valenza storica. E questi costi sono costi che vengono poi spalmati su tutta la popolazione. Quindi, oltre alla sensibilità verso l'ambiente, verso la pulizia di una città che è più vivibile ma anche più fruibile per i turisti e più appetibile, c'è anche un problema economico molto importante. Se io riduco i servizi perché i cittadini sono virtuosi, riesco a ridurre anche le vostre bollette. È questo che vorrei far capire ai cittadini senesi. Ci spostiamo in Valdelsa. Sabato pomeriggio dalle ore 18 nel Parco di Bacio a Colle Valdelsa saranno celebrati i 750 anni dalla Battaglia di Colle, con una rievocazione storica in forma di spettacolo. Filippo Tecce. Un palcoscenico naturale di 15.000 metri quadrati nel Parco di Bacio a Colle di Valdelsa. Un percorso ad hoc grazie al quale il pubblico potrà lasciarsi trasportare da 300 figuranti, tra attori, comparse, stuntmen e cavalieri. È la rievocazione storica in forma di spettacolo della Battaglia di Colle. 750 anni dopo, un evento a cielo aperto diviso in due tempi, da un progetto di Federico Fornai e con la direzione artistica di Luciana Calamassi, ripercorrerà quel che accade tra il 16 e il 17 giugno del 1269, tra le truppe ghibelline di Siena e quelle guelfe fiorentine di Carlo d'Angiò. Lo spettacolo, in programma per sabato alle 18, patrocinato da Comune e dalla Regione Toscana, sarà introdotto dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
È un'idea che nasce da lontano e soprattutto un'idea che arriva in concomitanza con i 750 anni dalla battaglia di Colle, da quell'evento in cui i ghibellini vennero sconfitti a Colle con uno stratagemma furbo per cui in unità parecchio inferiori rispetto a quelle che avevano messo in campo i senesi, Colle sbaragliò l'avversario. Ma più che altro ci era venuta in mente questa idea per tentare di dare un qualcosa di nuovo alla città, un qualcosa di nuovo da un punto di vista di spettacolo, ma anche culturale, e quindi è venuta l'idea di questa rievocazione proprio in forma di spettacolo. Difficile aspettarsi una risposta, anche perché quando lo si fa un evento per la prima volta di questa portata è sempre difficile andare a quantificare i numeri. Ci aspettiamo una risposta importante, perché la prima risposta deve venire in primo luogo dai colligiani, che devono riscoprire questo orgoglio storico e questo orgoglio di attaccamento alla città, e poi perché no anche da tutti gli spettatori che vorranno farne parte per vedere un qualcosa di diverso. Ci spostiamo a San Gimignano, dove è stata resa nota la giunta del sindaco Andrea Marrucci. Due novità e due conferme nella squadra di governo dei futuri 5 anni. Sentiamo. Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, ha firmato il decreto di nomina degli assessori che andranno a comporre la nuova giunta. È stato confermato, come più volte annunciato dallo stesso Marrucci in campagna elettorale, Niccolò Guicciardini nel ruolo di vice sindaco. Guicciardini, che aveva ricoperto questa carica anche durante i 5 anni di mandato di Giacomo Bassi. In questo quinquennio, Guicciardini avrà le delega urbanistica, ambiente, economia circolare, sport, istruzione, politiche venatorie e pesca. Potrà continuare la propria esperienza anche Carolina Taddei, con delega a cultura e formazione, valorizzazione e promozione del territorio, accoglienza turistica, mentre gli altri due nomi, nel rispetto della parità di genere, sono Gianni Bartalini e Daniela Morbis. Bartalini avrà delega a bilancio, politiche per le entrate ed equità, mentre Morbis a politiche sociali, abitative e diritto alla salute. Marrucci darà anche l'incarico di consulente speciale del sindaco all'ingegnere Gioacchino Giomi, ex capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da poco in pensione, per le questioni inerenti a protezione civile e sicurezza antincendio, incarico che sarà svolto a titolo gratuito. Sugli assessori appena nominati, Marrucci parla di squadra formata da quarantenni, tutti motivati a fare bene per il futuro di San Gimignano. Ringrazio molto, conclude il sindaco, anche l'ingegnere Gioacchino Giomi per aver accettato il mio invito a mettere a servizio della sua città la grande esperienza maturata in questi anni di servitore dello Stato. Ci spostiamo adesso in Val d'Orcia, a 2 settimane dalle elezioni amministrative che hanno coinvolto i 4 comuni della Val d'Orcia su 5, escluso Montalcino. Si sono insediati i nuovi consigli comunali e i nomi che faranno parte delle giunte dei comuni di Castiglion d'Orcia, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia. Il servizio di Lorenzo Agnelli. A poco più di 2 settimane dalle elezioni amministrative che in Val d'Orcia hanno visto impegnati 4 comuni su 5, una totale riconferma delle vecchie amministrazioni, 3 al centro-sinistra, Castiglione d'Orcia, Radicofani e San Quirico d'Orcia, mentre a Pienza la riconferma della lista civica trasversale e la piazza, si sono insediati tutti i nuovi gruppi consigliari e le nuove giunte comunali. A Castiglione d'Orcia, dove Claudio Galletti è stato promosso con oltre il 75%, sono stati scelti come assessori Alice Rossi, già assessore della precedente amministrazione, e Vinicio Barni. A Radicofani, Francesco Fabrizi, riconfermato sindaco anch'esso con il 75%, ha scelto come componenti della propria giunta Giuseppe De Luca e Matteo Rossetti, oltre ad aver assegnate molte deleghe anche ai 7 consiglieri di maggioranza eletti. A San Quirico d'Orcia, Danilo Maramai, che ha vinto una battaglia molto complicata contro 2 altri ex amministratori, ha scelto al suo fianco 2 nuovi della politica e della vita amministrativa, Marco Bartoli, che avrà anche il ruolo di vice sindaco, e Michele Monaci. Infine a Pienza il civico Manolo Garosi, in totale continuità, ha nominato i 2 assessori esterni della passata amministrazione, Gian Pietro Colombini, che sarà anche vice sindaco, e Luigi Lizzi. Una Val d'Orcia politicamente nuova, che si ritrova con 2 sindaci confermati e 2 sindaci nuovi, ma senza alcun cambio di colore politico rispetto a 5 anni fa. Passiamo allo sport, ore decisive per il nuovo mister della Robur. In settimana si è parlato molto di Vito Grieco. Simona Sassetti. Sono ore decisive per il nuovo mister in casa Robur. Durante la settimana si è parlato molto di Vito Grieco, l'allenatore pugliese che ha guidato la Pro Vercelli nella scorsa stagione. Ma la firma non è arrivata, nonostante il tecnico sia libero da 1 mese. Questo lascia pensare che il DS Vaira stia sondando altri terreni. In particolare prende sempre più corpo l'ipotesi di Alessandro Dalcanto. Il 4° posto nel girone A di Serie C e la semifinale playoff non sono bastati per far durare il binomio con l'Arezzo. Infatti proprio Dalcanto ha chiesto la risoluzione contrattuale alla società dopo l'eliminazione contro il Pisa.
Anche Dionisi, che verrà premiata sino al 25 giugno all'Hotel Garden nell'ambito della 27esima edizione della Briglia d'Oro, reduce dalla splendida stagione con la neopromossa imolese, resta sul taccuino di Vaira. Comunque sia, l'arrivo del nuovo mister sarà questione di pochi giorni. Dopo un mese di silenzio, il fondo inglese lancia un ultimatum alla polisportiva menzana. Entro una settimana serve l'accordo, abbiamo altre opzioni in altre città. Queste le parole del CEO Attilio Bulla, sentiamo. Stamattina io dovevo avere un incontro informale, perché ufficialmente non ho mai avuto l'incontro con la mail che avevo chiesto un mese fa e anche 15 giorni fa. Però dal sindaco non ci sono andato dal punto di vista formale, perché non c'era nulla di nuovo rispetto a un mese fa. Anzi, la polisportiva ha rincarato ancora le richieste che aveva fatto a suo tempo. Mentre noi abbiamo opzionato una B2, una B, un titolo di B, perché vorremmo quest'anno iniziare col campionato di B e salvare così non solamente il nome del basket e avere la squadra di basket che gioca in un campionato, ma salvare anche e dare la possibilità alle giovanili di esserci, anche perché è obbligatorio per la B avere le squadre, ma mantenere questa passione anche dei ragazzi per mantenere. Lo sport agonistico e sociale sono all'interno della nostra azione, perché ci occupiamo noi dello sport agonistico, ma ci occupiamo anche di dare vita e continuità all'attività della polisportiva, che in tutte le riunioni ci dicono che è da 100 anni che lo fanno. Io dico grazie tante, però è 101 anno, per l'anno prossimo voi avete solamente il Pala Giannelli, sul quale stendo un velo pietoso. Noi siamo disponibili, tant'è che abbiamo ancora questa opzione per credo ancora una settimana, poi scadono i termini. A proposito di settore giovanile della Menzana Basket 1871, è stato siglato oggi un accordo con la polisportiva menzana. Simona Sassetti. Raggiunto l'accordo fra la polisportiva menzana e la Menzana Basket 1871, le squadre giovanili potranno continuare così la propria attività, ma non solo. Infatti, se la menzana dovesse partecipare ad un campionato senior che richieda l'iscrizione ai campionati giovanili, Menzana Basketball Academy metterà a disposizione le proprie squadre giovanili sotto forma di società satellite, o in alternativa potrà procedere al prestito annuale degli atleti a titolo gratuito alla società Menzana Basket 1871. Questo accordo è stato stipulato con l'obiettivo di preservare l'intero patrimonio giovanile menzanino e intende garantire, afferma l'amministratore delegato biancoverde Massimo Dattile, un futuro agonistico a tutti gli atleti, tutelandoli dagli eventuali risvolti negativi derivanti dalla difficile situazione societaria. Sono soddisfatto di aver trovato una soluzione condivisa con la polisportiva, prosegue Dattile. Ora resta da chiudere la partita relativa ai compensi maturati dai dipendenti della Menzana Basket nel corso della stagione sportiva e che ad oggi risultano saldati dalla proprietà solo in minima parte. Dopodiché, afferma ancora la D biancoverde, potrò sicuramente considerare concluso il mio mandato, posto che le promesse da parte dei soci di mettere a disposizione le risorse minime per avviare, seppure in pendenza procedurale, il piano di risanamento individuato, si sono dimostrate assolutamente prive di ogni fondamento. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora l'appuntamento come di consueto è con le previsioni del tempo e a seguire con il Gran Premio dei Rioni di Monticiano, poi la replica del nostro TG, mentre alle 23.20 vi proporremo le corse a pelo di Mociano. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.